Ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi, ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio. Su questo fantastico tramonto stiamo piantando i piselli. Stiamo piantando i piselli insieme con le patate. Insieme con le patate, perché come abbiamo visto nell'altro filmato abbiamo deciso di piantare le patate in questi contenitori, perché abbiamo detto che le patate non si consociano bene con le altre piante, che richiedono un sacco di sostanze nutritive al terreno, quindi abbiamo voluto metterle in questi contenitori, in questi grossi vasi. Però una pianta che si consocia bene con la patata è il pisello, perché è una leguminosa che fertilizza il terreno, apporta azoto al terreno, quindi fa comodo alla patata, e in questo periodo i piselli si possono piantare senza problemi. Io ne ho già piantati tantissimi e adesso ne sto piantando altri, vedete, in questa maniera molto semplice, perché il terreno è leggerissimo, quindi mi basta di fare un buco con il dito e il pisello va giù. Quindi in questi grossi contenitori metteremo patate e piselli. Ci abbiamo questa vasca, ci abbiamo questo da 300 litri, ci abbiamo quest'altro da 300 litri che lo devo ancora preparare. Ci devo fare il terriccio, ci devo mettere la segatura, poi ci dovrò mettere le patate e poi anche i piselli. Ci abbiamo questo cassettone quadrato. Quindi alla fine mi sono fatto i conti, ho superato i 1000 litri di volume, cioè questi vasi dove sto mettendo le patate, se io li riempissi di terra ci potremo mettere 1000 litri di terra, quindi 1000 kg. Quindi noi dobbiamo fare in modo che di questi 1000, siamo sui 1100 almeno, forse anche di più, ecco questo è un altro, noi dobbiamo fare in modo che di questi 1000 teorici la più alta percentuale possibile sia di patate e non di terra. Quindi questi cosi li dobbiamo riempire di patate, dovranno essere pieni di patate. Per questo stiamo usando un terriccio molto leggero, vedremo poi quale sarà la percentuale. Ma anche se su 1000 litri facessi una percentuale altissima, per dire il 25%, e quindi facessi 250 kg di patate, comunque per me 250 kg di patate non sono tanti, sono pochi. Io ne consumo, i cani ne consumano 1 kg al giorno, io pure ne consumo parecchie, quindi ne consumiamo almeno 400 kg all'anno di patate. Perciò se troverò altri contenitori ho pensato di usare i sacchi vuoti dei croccantini dei cani, come altri vasi che mano a mano si alzano, ci si mette il terriccio, le patate. Quindi probabilmente farò altri vasi, però già così ci abbiamo più di 1000 litri di terreno a disposizione, di spazio a disposizione per far crescere delle fantastiche patate. Speriamo bene. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 10. Ecco qua. Mi dispiace ragazzi, si sta facendo buio. Tra poco non vedrete più un cazzo. Mi dispiace che quando faccio i filmati di sera non si vede un cazzo. Purtroppo qua al giorno c'è da lavorare, c'è da piantare, c'è da zappare. E uno tante volte c'ha tempo veramente solo la sera poi dopo. Comunque, abbiamo piantato un sacco di piselli in questi contenitori, quelli sono gli altri, quelli che vedete là, quindi ci avremo qui almeno 150 litri, qui sono da 50 all'uno, sono 200, qui siamo a 350, di là ce ne abbiamo 750, sì, no, siamo a 1100, 1200 litri per adesso. E faremo in modo di fare un terriccio più leggero possibile. Io sto raccogliendo qui la segatura,
della tanta legna che ho tagliato. La segatura va bene, credo, perché è sostanza organica ma è leggerissima. Vediamo quello che succede, vediamo quante patate usciranno, quanti piselli usciranno. Questo piccolo tutorial, ovviamente adesso si dà una piccola annaffiata dopo che abbiamo piantato i piselli, come al solito. Questo piccolo tutorial è finito su questo tramonto fantastico. Vi saluto dall'Orto Dio, alla prossima, ciao!